Grow hacking e lean startup, cosa hanno in comune e perché sono così importanti per la crescita di una startup? Il growth hacking è un insieme di metodologie di crescita ed è un sistema creato da Sean Ellis. Lean startup è un altro approccio invece portato alla ribalta da Eric Ries. Ma che cosa hanno in comune? Allora, nel 2016 al Collision Conference che c'è stato a New Orleans si è parlato molto e c'erano presenti sia Steve Blank è l'autore di Customer Development, ossia il movimento che consente e l'approccio che consente di poter strutturare il processo di crescita di una startup basandosi sull'acquisizione dei clienti e la crescita della customer base legata ai clienti per arrivare praticamente a consolidare poi l'azienda avendo come driver proprio il cliente. Bene, Steve Blank era presente in questo convegno insieme a Sean Ellis. Sean Ellis, ricordiamo, è l'inventore del growth hacking. Che cosa è emerso? Beh, il growth hacking è un insieme, dicevo, di tecniche che consentono di poter strutturare il processo di crescita di una startup basandosi sulla sperimentazione, sulla validazione continua. Quindi il poter utilizzare ingegneria di prodotto e marketing affinché si possa in qualche maniera trovare delle strategie vincenti di crescita. E questo chiaramente sta entrando un po' in tutte le startup, ma anche nel corporate. Pensate che qualche anno fa Coca-Cola ha inserito un growth hacker al posto del suo CMO, quindi un chief growth officer al posto di un chief marketing officer. È stata la prima corporate che ha chiaramente cambiato radicalmente e preso appunto una presa di posizione così importante a livello, diciamo, di top management. Ma calcolate che in Silicon Valley tutte le grandi startup hanno un team di crescita, partendo da Dropbox, Airbnb, Facebook. E il team di crescita nelle startup normali, ossia appena crescono, magari fatto da un'unica persona che è un growth hacker e spesso magari proprio il CMO o una figura, diciamo, esperta di marketing. Ma poi man mano che le startup crescono e diventano scale up e si crea proprio un team di crescita sempre più strutturato e sempre più forte. Ma che cosa ha in comune con le startup? Sicuramente è proprio la sperimentazione e la validazione continua, perché l'approccio di startup richiede di poter validare e crescere proprio al fine di poter minimizzare gli sprechi e massimizzare l'efficienza. Quindi anche le startup è basato sulla continua validazione, la continua sperimentazione. E questo è proprio ciò che è emerso e che crea affinità tra i due metodi ed è proprio il motivo per cui anch'io in tutti i miei percorsi di accelerazione utilizzo sempre tecniche di growth hacking e la metodologia di startup per poter creare crescita in maniera consapevole ed efficace in tutte le startup dei nostri percorsi. Quindi ricordiamo che è importante, diciamo, conoscere a fondo queste due tematiche e se dobbiamo sicuramente leggere qualcosa a riguardo, consiglio sicuramente per gli startup e partire leggeri o degli startup, il libro originale di Eric Ries, Growth Hacking Marketing di Sean Ellis. Sono due libri sicuramente importantissimi, sono un po' un must have per ogni startupper. Buona lettura!